questa storia, con tutta questa cosa, Tosca, che è uno dei pezzi più importanti forse del repertorio italiano, è una grande fortuna. Io ho scelto di essere italiano un po' in questi anni, a parte la lingua, a parte la cultura, diciamo vivo qui. E questa è una cosa, penso che anche dà tanto gusto a questa Tosca, perché è non solo Tosca la Scala, sul repertorio italiano, è la prima volta che faccio Tosca, faccio il repertorio italiano un po' come italiano. Insomma, è molto facile lavorare con Luc per un direttore, perché è un regista che ha tanto rispetto per la musica. Per questo quando chiedi una, non so, quello cantante un po' troppo lontano, devo avere per il balance, lui neanche ti risponde, non dice no, ma niente, immediatamente cerca a risolvere, sempre in una maniera molto professionale, in una maniera anche giusta, diciamo, non sono cose che lui sforza. È un direttore che viene dal teatro, da prosa, è abituato di avere degli attori che portano già le sue interpretazioni, le sue punti di vista su questo personaggio che vogliono creare. Fare Tosca alla Scala è un impegno psicologico. Abbiamo tutta la storia di questo teatro a sopportare, non possiamo scendere di questo livello, possiamo forse fare qualcosa meglio, ma non possiamo scendere. Roxana, che forse è la più giovane Tosca che c'è oggi nel mondo, diciamo, non è possibile trovare, non c'è, è un'altra Tosca di 30 anni o di 29 anni. Con questa possibilità, con questa voce, con veramente abbiamo qui la possibilità di fare una cosa molto bella. C'è da ricordare che io ho lavorato in teatro 7 anni, dal 20 anni al 27 anni, prima di andare a Cavallenburg. E in questi 7 anni in Israele ho fatto forse più di 30 opere. E comunque io vengo da questo mondo, non vengo diciamo, ora sto facendo tanto musica sinfonica, ma il mio mondo, dall'inizio, il primo mondo che ho iniziato a fare come musicista, diciamo, era il mondo di opera.